Hai sentito? Sì, ho sentito una presa. No, sopra. E come si dice? 10.000 like, 10.000 commenti. E bene ragazzi miei, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente è arrivato il giorno in cui, ragazzi, le mie promesse sono state mantenute. Oggi, raga, arriva Christian, che è quello di Diego. Raga, porterà tutto. Io sono agitatissimo perché sta portando tutta l'attrezzatura, tutte le cose che, raga, servono per capire se c'è veramente qualcosa nella stream house o non c'è. E tutte le cose che ho sentito, l'ombra che mi ha colpito qui e la cosa che mi ha toccato quella finestra, come vedete la stanza l'ho tolta proprio perché io non ci dormo più lì. Ho un'ansia che, raga, non avete idea. Però adesso andiamo a dirlo al Tecnoid perché lui sta arrivando, è quasi qua. Gli diciamo che è arrivato Christian. E gli diciamo anche a Ussa. Che così andiamo a vedere la situazione com'è. Oh, oh bro, com'è? Stanchissimo. Lo so. Sono arrivato a casa, sono distrutto. Hai avuto una giornata difficile oggi, eh? Mamma mia, faccio stare. Ma adesso sarà ancora più difficile, sai perché? È arrivato Christian, quello di Diego. Oggi era? Eh sì, era oggi. No, fra, mi dire che dobbiamo andare a caccia di fantasmi, devo stare Ascolta, tranquillo. Scopri. Devo stare tranquillo. Scopriremo cosa c'è nella casa. Ma io non voglio sentire i rumori come ascolta, senti tu. Ascolta, se c'è qualcosa nella casa, oggi lo scopriamo. E per me, sono tuo amico, devi capire che io devo capire se c'è qualcosa o no. Capito? Ma viene con tutta l'attrezzatura? Sì, viene con tutta l'attrezzatura. Tutto quello che serve, lui ce l'ha. Oggi si fa i Ghostbusters. Yes. Oggi tutta la roba. Scusa, ma perché non potevi farlo di giorno? Così siamo più tranquilli. Sì, di giorno. Cos'è vedi di giorno? Ma anche te mi prendi per il c***o. Cioè, cosa c'è di giorno qua? Di giorno anch'io saltello in giro. Di notte non riesco a fare un passo nel giardino, fra... Bene, dai. Quindi dai, andiamo a vedere Christian. Ma è già giù adesso? Adesso è arrivato tipo qua. Mi fa, adesso si uscite fuori che così capisco dove siete. Oh, vediamo se c'è Ussa. Oh, Ustra, che fai? Sistemando i clip. Senti qua. Ascolta, sono arrivati quelli di Diego, che sono quelli cacciatori di fantasmi. Ragazzi con cui... Sì, mi hanno portato tutta l'attrezzatura che serve, quindi adesso è qua fuori. Andiamo a vederlo, lo facciamo entrare e capiamo un po' se dentro questa casa c'è qualcosa o no. Che dici? Sì. Però dobbiamo capire. Andiamo. Andiamo. Stiamo che io sto cambiando letto ogni giorno. Non smarrare. Zafforlà. Come on, Tecnoid, che scopriremo cosa c'è. Ma io sinceramente non voglio scoprire se c'è qualcosa, ma io voglio rimanere nella mia ignoranza, perché se poi scopri che c'è, cosa facciamo? Vuoi dire che dobbiamo andare a cambiare casa? Allora, se veramente c'è qualcosa, oggi io faccio la visita attorno a casa mia e di mia mamma. Ecco, vedi, per quello è meglio non scoprire. L'ignoranza è la miglior cosa, non sapere. Non sapere. Io vivo gli orrori tutte le notti qua. Ma smettila, solo io vivo gli orrori. Andiamo a vedere se c'è Christian. Raga, forse è lui, Andiamo, vediamo. Esci, che lo capisci. Wow, fermati! Eccomi qua! Oh, Christian! Ragazzi, io sono venuto qua a vedere se avete i fantasmi in casa. Io sinceramente, come ho detto a lui, io non voglio sapere se c'è qualcosa, perché io se poi c'è qualcosa... Hai visto delle esperienze molto forti. Adesso ti raccontiamo, vieni dentro, vai, dai, di là. Raga, ma nel frattempo, guardate qua, la luna è piena, totalmente piena. Tu non devi fare così. Allora, io voglio dire una cosa. Prima di tutto, per me è un onore essere nella stream house, ma soprattutto provare a capire se ci sono delle entità. Allora, qua guarda che ci sono più entità qua dentro che in tutto il resto dei posti dove ci sei andato tu, mi sa. Però voi adesso state ridendo, ancora state scherzando. Io so già come dopo la situazione. Perché poi ci dormite voi qua. Entriamo dentro perché voglio spiegarti proprio tutta la situazione. Perfetto. Okay, perché secondo me c'è proprio da parlare e fare un discorso. Adesso vediamo tutto quello che hai. Voglio proprio vedere cosa c'è dentro lo zaino. E alla stasera non si dorme. Che Christian, benvenuto a Stumhouse. Grazie per avermi invitato. Figura, è stato un piacere. E vogliamo scoprire cosa c'è qua dentro, Christian. Però raccontami, spiegami. Perché allora, so qualcosa ma so poco. Quindi che cosa succede? Allora, la prima volta che sono venuto in Stumhouse io, ho dormito tranquillamente in quella stanza là. Okay. Cioè, che i ragazzi sanno ben dove qual è la stanza. Ah, poi la vediamo? Sì, poi te la faccio vedere. E in questa porticina qua, che si esce al giardino, una sera, normale, stavo parlando con una ragazza, una mia amica, stavo parlando e sono uscito fuori per prendere un po' di aria. Il tempo che io ho aperto la finestra, cioè la porta l'ho aperta, okay. Ho fatto il primo passo e il tempo di alzare gli occhi, sai che tu sei lì a terra con il tempo di alzare gli occhi a capire dove sei, dove stai andando, mi è sbattuto addosso un'ombra, cioè io ho visto tipo come una nuvola a forma di un uomo, ma chiara, scura, color bianco, grigio, cioè ti è venuto addosso? Sì, ti giuro, stava arrivando tipo a 200, ma
arrivato a, ma l'ho sentita proprio, sai quando senti così? Sì, lo spostamento d'aria. Ecco, io ho sentito lo spostamento d'aria, ma proprio a filo della mia faccia. Sì, che succede spesso, cioè nel senso, ci sono dei casi in cui delle persone sentono la temperatura che cambia e degli spostamenti d'aria, però tu hai vissuto una sensazione forse anche un po' più forte rispetto a questa, perché tu, oltre ad aver avuto questa sensazione, hai proprio visto una figura di... Sì, ho visto, ma non vedevo dietro di lui, cioè io vedevo, se vedevo dietro di lui, vedevo sfocato, ma i lati io vedevo, ha capito? Ma lui ce l'ha? No, ma che erano le 3 di notte, lui... 3 e mezza di notte, 3:40. Sì, perché lui di notte poi sente con le tipe, no? Fa le video, esce qua fuori e io dico non uscire fuori qua, solo, soletto, e alla fine... E questa ombra qua mi ha schiantato, e questo è stato il primo... Di notte? Sì, di notte alle 3:00. Quindi come orario ci siamo. Sì. Io l'ho trovato la mattina che non aveva chiuso occhio, cioè è uscito da lì... che aveva gli occhi spalancati e mentre io stavo a parlare con lui perché cioè, cercavo di dargli una spiegazione logica e gli dicevo boh magari stavi guardando il telefono, avevi ancora gli occhi ancora abituati alla luce, esatto, e magari hai alzato lo sguardo e vedevi ancora un pochino il telefono, no? E no, lui, e lui stava continuamente a guardare il vuoto, cioè io parlavo con lui ma lui era spostato, niente, non mi credeva, non mi credeva. Ma poi non è che dici, non è che dici vabbè, lui dice adesso il telefono c'è la luce, ok, quindi queste luci erano accese. Io quando sono uscito di là, i ragazzi ormai sanno come è fatta la villa, io accendo i 3 pulsanti, si accendono le 3 luci e esco verso di là. Okay. E come tu vedi adesso, di là c'è il buio. Sì. Quindi se io esco con la luce, lì mi trovo il buio. Certo. E io mi sono trovato il buio, ma mi sono trovato la luce addosso che mi si è schiantata. E io in quel momento ho fatto un salto. Perché ho fatto un salto. E sono tornato indietro. Sono tornato indietro, mi sono chiuso là, sono stato in camera, tipo fino alle 6 di mattina. Sì, ho svegliato lui, sì. In dormiveglia così. Sì, si è svegliato lui e ho continuato lì a vedere le luci, robe, e io non riuscivo a dormire e sono stato fino alle 6-7 di mattina, si è svegliato lui, gli ho raccontato. E ragazzi lo sanno perché c'è uscito un video e ci sono state anche registrazioni che ha registrato lui. Cioè, mentre stavo spiegando. Cioè tutto questo non è un video, cioè io non ho voluto farci un video di niente, ma lui, visto che era appena arrivato, pensava che voleva farmi un prank, robe, voleva vedere, capito, a registrare. E si vedevano registrazioni dove io dicevo delle cose, parlavo con lui e... Off camera. Ok, questo è una roba che è successo, ma poi sono capitate altre cose oppure... Adesso è capitata l'ultima cosa che è capitata, ma ha toccato... Mi hanno toccato il braccio, ma sempre lì? Sempre in quella camera. Cioè lì mi ha toccato, ti giuro, sentio, mi ha toccato. Sempre mentre parlava con la stessa ragazza, in videochiamata, affacciata alla finestra. Lì proprio te lo dici come se fosse il problema. Ma non lo so, cioè, due su due, però tu hai parlato con questa ragazza e ti sono successe delle cose strane. Due su due, però non so. È successo anche altre cose senza di lei. Cioè, che c'è i rumori, robe. Sì, i rumori, cioè, quello. Magari tu ti lamenti sempre per questi rumori, però io ad oggi, a differenza sua, che percepisce, sente rumori, io non sento, non vedo niente. Sì, ma perché forse loro stanno su, ognuno sta nel suo campo. Però era successa una cosa che adesso mi ricordo. Ecco. Quando una sera, verso le 2:30 di notte, io sono salito sopra e qua c'era Bea, il cagnolino nostro, che stava qua a dormire. Ad un certo punto lei si è messa ad abbaiare per tutto il tempo, proprio forte, ad abbaiare. Io sono sceso, c'era lei in piedi qua a fissare il vuoto. Ma di sera? Sì, notte. Di mezza di notte. Di mezza, però, dicono che gli animali sono più sensibili rispetto all'uomo. Quindi... Io ho mandato un messaggio a lui, ok? C'ho ancora qua i messaggi, che gli ho detto, mi vai a controllare perché Bea sta abbaiando? E la sua risposta è stata, scendi tu e controlla tu, io da là non esco. Da lì non esco. Io da là non esco, mi fa. Sono sceso, Bea era qua, al che quando lui mi ha visto che sono sceso ha preso un po' di coraggio ed è uscito fuori con me. Siamo andati qua in giro a cercare e se magari abbiamo detto magari qualcuno ha scavalcato, qualcuno magari si è messo a cercare qua e non c'era nulla, però dietro abbiamo una luce che va, che ha il sensore di movimento, esatto, era l'unica accesa, quella luce era accesa. Invece e tu sai bene che anche quelle funzionano a calore. Io sono elettricista e so che alcuni di quelli lì. Alcuni sì, bisogna vedere come quello, però. Lo sbalzo di temperatura, lei si accende. Certo, oppure. Cioè noi utilizziamo anche il sensore di movimento per vedere in alcune zone se passa qualcosa. Magari mi è capitato proprio in un castello di posizionarlo in un posto, chiedere a un'entità di passare davanti e vi giuro che poche volte è successo, ma quel sensore si è illuminato. Cioè, io quando l'ho visto non ci credevo, ho detto. Possibile. Ho aspettato che si spegnesse, gliel'ho di nuovo chiesto e il sensore si è illuminato.
Quindi può capitare che delle entità possano interagire anche con la strumentazione, perché oltre a interagire con noi, con le persone, poi c'è chi è più sensibile, chi meno, probabilmente magari non è più sensibile. Ma io la mia paura è se la prima volta si è schiantato, ok, contro me, non mi ha toccato. Quella volta mi ha toccato, cioè, e io adesso ho sbagliato la casa, ho spostato la stanza tutto, cioè io ho anche la stanza da gaming e lì non ci sto di notte io. Ah, ma tu dormivi lì e adesso ti sei... No, magari mi sono staccato. Adesso dormo là, una volta dormo là, una volta su, una volta a destra, una a sinistra, e non sto mai... Scusa, ma per tagliare la testa attorno. Perché non fai una volta un esperimento e dormi di nuovo in quella stanza? Non esiste. Monitorandoti. Volevamo farlo, però... Cioè, rimane che io se dormo lì non dormo. Non esiste, io non riesco a riposarmi. Cioè, capito? Cioè, lì c'è anche la finestra, c'è lì, c'è tutto. Cioè, io da lì sento rumori di qua. Cioè, se sto qua sento rumori di là. E poi vai a controllare e non c'è niente. Ma chi ha le palle di andare a controllare? No, controllo. No, poi una volta ero sopra. Io ero sopra, totalmente in cima. E ti giuro, gli ho fatto il confine qua, quindi lei non poteva salire, questo non glielo ho detto neanche a lui. Io sentivo passi, a un certo punto sentivo passi che è arrivato tipo al piano suo, e l'ultimo mio piano, io ero dormivo con la faccia al muro. L'ultimo piano, proprio l'ultimo scalo, ho sentito correre, come dire, che stava correndo, mi giro e niente. Sono preso male, sul giro subito, ho acceso la luce per capire che cos'è, stavo là, niente. E ti giuro, non te l'ho detto questo. Ma io quando tipo lui mi spiega queste cose, io magari cerco di rassicurarlo, gli ho detto: ma hai dormito vicino al locale dove ci stanno le caldaie, i tubi. Esatto, esatto, per farlo stare chill e tranquillo. Niente, non ci riesco. Ma certo, allora. È della sua figura. Cioè, questi sono passi, cioè una ma cosa io sento passi, una cosa sono dei rumori di una caldaia. Cioè, io non sento veramente. Cioè, poi non è successo. Ma loro sono chiusi in camera. L'unico episodio è quello di Bea che l'ho sentita abbaiare forte e sono sceso, perché lei non abbaia mai. Ma adesso per capire, quindi, cioè, ma tu in passato hai già vissuto sensazioni simili? Cioè, ma ti è capitato? Nella vecchia Stream House. Nella vecchia Stream House, sì. Nella vecchia Stream House stessa cosa è successa là. Sentivo... Ma allora, io sono abituato, ti dico la verità, io sono abituato a dormire nel silenzio. Ok. Poi sono stato abituato da piccolo, a me mi raccontavano sempre storie, mia mamma, per farmi addormentare, mentre vicino lei mi raccontava le storie sulle cose che succedevano in fattoria, quell'episodio della zia, l'episodio di quello, capito, tutte le cose paranormali, mi le raccontava. Ah, quindi ti raccontava già bene. Sì, me le raccontavo quelle storie, io affascinavo. Ma storie reali? Sì, storie reali. Quindi qua in precedente, nel senso, sì, nella sì, tua famiglia, sì, c'è sì, qualcosa sì, già. C'è qualcosa, di paranormale, sì. Quindi magari qualcuno ti ha pensato qualcosa e tu non sai, cioè hai una sensibilità diversa rispetto ad altre persone. Io sento le cose, così una cosa. Auguri per la tua sensibilità, tienitela per te. Ma non è vero. Io sincero non la voglio. Però io un piccolo dubbio lo solleverei. E se fosse qualcosa legato a lui, che quindi ovunque lui vada si porta dietro questa cosa? L'importante è che sta attaccato a testa. Spero che si stacca vada da te. No, non ti trovo una mattina giù, mi dici. Perché non riesco a dormire? Perché non riesco a dormire? Forse mi sa che dobbiamo andare da qualche parte altro, no? Cioè, qua c'è qualcosa. Io ti ho chiamato per capire cosa riesci a fare tu e se riesci anche, perché io so che c'è qualcosa qua. Io sono convinto al 100%. Ma vorrei anche far capire a loro che qua c'è qualcosa e tu mi potrai dire no, è solo questo, no, è questo, mi dai delle giustificazioni perché così io capisco cos'è il problema. Vabbè, questa è una cosa, io ho portato degli strumenti, quindi la strumentazione ce l'abbiamo, abbiamo dei rilevatori di variazione di campi elettromagnetici, che quindi sono i K2, quindi quando un'entità si manifesta si pensa che venga distorto questo è come campo. Quello che abbiamo comprato. Sì, noi. Tanto, ok. Sì, sì, cioè, ai fini pratici cosa succede? Si pensa che l'entità quando si manifesti cambi qualcosa nel campo elettromagnetico, quindi questo è semplicemente un rilevatore e quindi ovviamente si illuminerà. Come mi ha spiegato il capo qua, è stato bravo a spiegarlo. Ok, poi ci sono degli altri rilevatori che hanno la stessa funzionalità ma su scale diverse, mm-hmm. E poi ho portato il Ghostbox, che è quindi uno strumento che è uno scansionatore di frequenze radio. È quello che fa... Bravo, proprio quello. Dio mio. Ad altissima velocità e si pensa che le entità possano interagire con quello e quindi comunicare attraverso quello con me, sì. Ma sentirai delle parole? Sì. Quel coso parla. Quindi sentirai delle parole. Tu fai una domanda e ricevi una risposta di senso compiuto, questa cosa qua è un po' di più. Magari capiamo chi è, che cosa vuole da te, perché a questo punto se non si fa sentire con loro. Perché io ho tante domande, cioè, capito? Io penso che. Prova a farle. Io penso che veramente mi ha seguito da qualche parte. E chi ti trova che ti segue? Io penso che mi ha seguito. Ma c'è qualcuno da dentro?
No. Ho cominciato a fare No, mi sta venendo la pelle d'oca, ragazzi, cominciamo. Guarda, io sentito questa volta la mia cosa. Provo a muovere con il braccio. No, tu hai fatto questo movimento, fai così. Allora. Hai sentito, sì, io ragazzi. Allora. No, ma no, ragazzi, guardami, ho la pelle d'oca. Ragazzi, me ne vado in camera. Non so se sei stato tu, ma se lo fai quel movimento. Io non sono. Io poi magari sbaglio io, devo essere solo una mia sensazione. Mi sembrava di aver visto muovere qualcosa là, ma una roba scura. Vedi? No. Aldo non c'è. Siamo noi. Siamo quelli che vedi. Ma vedi tu adesso. Vedi, l'ho visto, ma. Tu vedi. Allora, tu. Poco vedo, non è che vedo tanto. Vedi quello che vedi tu? Sì. Io di notte, immagina che è tutto buio. Ok? Io sono lì che dormo e attraverso questa finestra vedo le luci, vedo qualcosa che si muove, capito? Ma che dici che si muove talmente da parola normale quella roba? Non è che dici una persona, un cane, un gatto, un uccellino, capito? Proprio, Non capisco cosa ho visto. Questo sta andando anche lui fuori. No, non avete visto niente, ragazzi, Io... Ascolta, iniziamo con fatto questo video, ragazzi. No, già sappiamo chi non dormo stanotte, so già la situazione, so già che non mi sa che esco, faccio prima, vado a farmi un giro in Bologna e vedo com'è la situazione. Direi iniziare col primo attrezzo, okay? Tiriamo fuori gli attrezzi, vediamo cosa c'hai. C'è qualcosa. Allora, sappiamo... Sicuramente lo conosci. Ok, K2. Poi. Questo è lo zaino dei Ghostbusters. Questo è lo zaino dove... Ho messo dentro qualcosa, questo è un altro. Mamma mia. E che scansionano frequenze diverse? Sì, frequenze. Questo è il più sensibile rispetto a questo. Ok. Questa. Ecco, questa è maledetta. Sì, questa è maledetta. Questa è maledetta, sì. quella cosa lì. Questo. Adesso siamo con la sala, visto che diceva che questo è un sensore di movimento. Quindi tu lo piazzi, lo accendi, sì. Ok? A seconda che lo metti, se passa qualcosa davanti, sì. Lui si illumina. Questo è tanta roba. Sì. Questo bisognerebbe metterlo nei punti dove tu dici che senti. Bravo. Le cose che passano e i passi. Uh-huh. E magari facciamo domande, chiediamo di passare, chiediamo di manifestarsi. Questi sono sempre altri rilevatori di variazioni di campi elettromagnetici, sono scale diverse. Già qua ci abbiamo troppa roba. Questo? Ider. Sempre un altro rilevatore. Questo anche. Questo suona. Questo suona se c'è questo qualcosa. Sembra potente. Cioè, con l'antenna mi sa che prende un po' così. E poi ragazzi, ho portato, adesso ve lo faccio vedere. Quindi, questa è una bussola, perché si pensa anche, che a volte può capitare, che le entità appunto distorgono anche i vari poli magnetici, quindi delle volte vedi magari la bussola si impazzisce e può capitare. Ma dove sta bussola? Ti è mai impazzita? Una volta sì, mi è successo. E poi ovviamente ho portato questa, non può mai mancare, perché se poi magari andremo a lavorare anche in condizioni di pullo, giusto? Sì. Spegneremo le luci. Questa vedrà quello che questa. Questa è tanta roba. Questa se vedi qualcosa la lancio e vado via io. Diretto Bologna centrale. Questi saranno i nostri occhi. Ok. Una volta che saremo al buio totale, questi saranno i nostri occhi. Ok, Cristian, con cosa iniziamo? Io inizierei a fare un polso prologo. Spegniamo le luci. Ok. Accendiamo la videocamera in infrarossi. Perfetto. E tu ci guidi nei punti sensibili della casa. Così, perfetto. Oltre ad avercelo spiegato qua, ce li fai vedere fisica, cioè, più che altro a me. Sì, sì, te lo faccio vedere io. Fisicamente. Però magari utilizzare già magari il K2. Ok. Facciamo il resto qua sul tavolo. Perfetto, allora switchiamo cam. Sì. E poi usiamo il K2, man mano che usiamo il K2 andiamo a passare avanti. Siamo passati con la modalità... infrarossi. Vedrete le scene così e anche in questo modo qua, così capirete un po' la situazione. Christian, io partirei per farti vedere la... Vai. Sì, l'unica cosa, abbiamo tutti i telefoni in play mode così non interagisce con la strumentazione. Sì. Ok, allora io prendo un K2. Ok. Qualcuno ne vuole uno? Yes. Uso il K2? Sì, grazie. Vai. Ok. Chris, questa è la stanza dove
ma ha toccato il coso alla finestra. Cioè tu dormivi qua prima? Io dormivo qua. Oh, aspetta. Oh, è stato fermo prima. Lo vedi? Guarda, guarda. Sì, 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 eccolo, eccolo. Sì, 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 sì. Davvero, è tantissimo. Muove. Ma è stato fermo, finora? Anche il tuo? Prima di entrare qua. Cristian, questa è la stanza che io odio di più. Guarda. Tienilo tu. Allora, se c'è qualcuno che vuole parlare con Money... Cos'è? No, ho cacciato io un dadino. A momenti svenivo. Hai sentito? Sì. Anche io ho sentito un rumore sopra. No, era di qua. È come se fosse un tocco. Pupu. Sì, sì, ma l'ho sentito anch'io, ho sentito anch'io. Qua un attimo, per adesso è bianco. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Niente, Chris, qua è la, è quella è la finestra. Ok, fammi vedere. Io ero talmente, ero appoggiato metà busto in fuori. Sì. Metà busto in fuori e metà, cioè qua immaginati che c'era il letto. Sì. Io ero tipo fuori così con i piedi sul letto. Sì, i piedi sul letto e metà busto mio. Okay. Era totalmente totalmente fuori. E a un certo punto, ma io ero proprio in tranquillità, capito? Quando tu sei proprio tranquillo. Sì. Che proprio non sono lì a parlare tranquillamente. Che c'è? È sentito qualcosa di là. Se qualcuno vuole parlare con noi o vuole comunicare con noi, può interagire con la strumentazione o comunque interagire con noi toccandoci, facendosi sentire? Il tuo K2. Guarda! Tantissimo, eh? Fra, guarda, guarda che c'ho la pelle d'oca, c'ho la pelle... Raga, ti lo giuro su Dio. Sì, sì, sì. Wow, 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 wow. Sì, sì. Fra. Guarda, c'ho le lacrime agli occhi, fra. Ma che cos'è che senti? Fra, qualcosa, ma. Ho sentito una presa. No, raga. Che puttana. Guarda. Anche tuo. Qua adesso, ma no, tutto, ragazzi, tutto. C'ho la pelle d'oca, ragazzi, c'ho la pelle d'oca. Tantissimo, anch'io, ragazzi. Anch'io. Ma dai, allora non mi spaventate, di che cazzo è sta roba? Vedi, io ho fatto una domanda, ho chiesto di interagire. C'è stato un rumore e ha interagito con gli strumenti. Io ho detto anche con noi fisicamente, a voi è venuta la pelle d'oca. Sì. Quindi fisicamente. No, ma io mi ho sentito la schiena. C'è un frumocollio sulla schiena, è passata a tutte le braccia. Sì, sì. No, adesso no. Ma che cazzo? Mi ha toccato qualcosa. Sei serio? No. Ti lo giuro, fra! No. Ma veramente? Fra, io ti ho detto che questa finestra, fra, non si può stare lì, eh. C'è qualcosa che non va là, fra. No, in questa stanza non puoi stare, fidati. Qua stanza, qua, no, fra, usciamo da qua. Aspetta, però magari... Allora, se c'è qualcuno, si palesi in modo più forte. Ci spostiamo? Sì. Ok. Dove andiamo adesso? Andiamo verso dove c'era il rumore. Ah, ok. Ma qua è... fra, qua è diventata arancione, diventa... Questa è arrivata al rosso di prima. Sì, 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 questa qua è arrivata proprio al rosso prima. Sai dov'è che dovremmo andare? Dove? Nel punto esatto che ti era successo quell'episodio. Quello della porta? Sì. Era a qua, Cristian, in questa parte. Scusate, ma nel mentre se metto il sensore di movimento di là, chiediamo sì, anche di... Sì, esatto, okay. Esatto. Ottima idea, proprio in quel punto là... Sì, qualcuno mi illumina, sono secondo qua. Auto. Ok. Vedi, lui dovrebbe accendersi così. Io lo metterei un attimo qua. Tipo qui, così? Sì, esattamente là, cioè qua così? La soglia, esatto. Ok. Ok.
poi nel mentre noi siamo di là, se si accende. Ma lui adesso è acceso? Adesso sì, perché io l'ho acceso e sono passato davanti. Ok, okay. Tra poco lui vedi che si dovrebbe spegnere. Sì, se adesso tu lo riprendi, tra un po' lui si spegnerà. Si affievolisce pian piano la luce. Ok, okay, lo sta facendo. Sto vedendo. Ok, si è spento. Perfetto. Ok. Quindi se c'è qualcuno, e sembra che qualcuno ci sia, accendi anche quello strumento per terra. Anzi, non è neanche una domanda, è proprio un obbligo. Se è me che vuoi, accendi quella luce. Se mi sei... Questa cosa diventa arancione, fra. Io parlo, fra, ogni volta che parlo arriva qua. Oh, oh, cosa c'è? Che cacchio è sto rumore? Ho sentito beep. Oh, oh, oh. Ho sentito un beep lì. No, io non l'ho sentito. Io ho sentito un beep, cioè tipo blip. No, io non l'ho sentito. No. Tu? Un pochettino. Cioè, mi sembra tipo un... Così. Sì, anch'io. Ho sentito proprio un... Raga, ho la pelle d'oca, guarda. Ma guarda tantissimo. Qua. Guarda qua, ho la pelle tantissimo, d'oca. Tantissimo. Ho sentito un... Ma cioè, ma solo io? No, anche io lo sento. Ma Cristian, ma scusami, sì. Ma una volta che arriva qua, sì, tra il verde al giallo, sì, è forte? Sì. Più è forte la variazione e più la scala e più sale. Quindi guarda lì, anche questo. Adesso è arrivato a metà. Vabbè, quello è là, lo sì, lasciamo là. Allora, Cristian, quella parte là è la parte più, per me, più dove ho sentito di più. È là, è stato in quella stanza là. Ok. Proprio che mi veniva la pelle d'oca dentro quella stanza là. Certo. Le luci e determinate cose sono assurde in quella stanza. Beh, là. Ad ora comunque qualcosa, cioè in un niente è già successo, qualcosa. Sì, sì. Abbiamo sentito io raga, vi giuro su Dio, ragazzi, che io ho sentito un formulicolio, frate, c'è dietro. Cioè io, sì, sì, fra quando ha detto di far capire se c'è qualcosa, se c'è qualcuno o no, cioè io nella schiena ho sentito toccarmi così, e fra automaticamente tutte e due le mani sono diventate belle dopo tutte e due. C'è tutto il corpo. Si vedeva nel video che avevo gli occhi lucidissimi. Cioè io stavo per piangere fra un po', fra. No, ma sai cos'è la cosa particolare? È che io ho chiesto di manifestarsi. E ho detto di in questo modo, quindi di o toccare noi o la strumentazione, e la strumentazione è impazzita, c'è stato un rumore e probabilmente ha toccato te, che tu hai avuto anche la... Sì, no, io sento tutti i brividi, anche la pelle d'oca. Ma cioè, ma la pelle d'oca la continuo a sentire anche prima, che quando ho sentito il beep che voi non avete sentito. No. Io quello invece sì, io quello proprio l'ho proprio sentito bene. Quindi. Sì, sì. Ok. Avete sentito sopra? Sopra, hai sentito sopra? Sopra. Questa l'hai sentita. Sì, questa sentito, questa sentito. Guarda. Non so se ha registrato la telecamera da qua sopra, però... Sì. Puoi rifare un rumore dai piani alti? L'avete visto questo qua? Io sì, e l'ho anche ripreso, però. Sì, sì, sì. Fra, è arrivato qua, guarda. Eccolo, eccolo. Qua era fisso, qua a giallo a un certo punto. Secondo me troveremo qualcosa di interessante anche col Ghost Box in queste zone. Però proseguiamo e poi piuttosto lo facciamo. Allora qua andiamo alla... Allora, faccio proprio la scena, ti faccio proprio vedere quello che io ho fatto, sì, il giorno che mi ha sbattuto contro quella l'ombra. Io ho fatto totalmente ero così col telefono che andavo in fuori, okay. Sono arrivato fuori a questo punto qua e il tempo di alzare la testa, che l'ho alzata la testa così, mi ha sbattuto qua, mi ha sbattuto che io vedevo tutta questa parte solo ombra. E tu vedevo solo i bordi, vedevo con l'occhio destro qua e il sinistro dall'altra parte, vedevo solo ombre e questo mare. Però non hai avuto tipo una sensazione di freddo, cioè ti sei spaventato e chiuso e sei andato via. Tu hai No, no, proprio quando mi ha sbattuto addosso io mi sono paralizzato in quel momento. Ah, ok. Perché non sapevo cosa fare in quel momento, non sapevo come reagire. Certo. Quindi io in quel momento sono stato fermo, la ragazza mi continuava a dire cosa c'è per tipo un minuto. Mi sono ripreso per fare bella figura con lei, che insomma sembrava un cagasotto. Sono tornato indietro, mi sono chiuso da lei, non sono più uscito dalla porta fino alla mattina. Ok. Ho sentito tipo un ruggito.
C'è tipo un... ruggito. C'è tipo un lamento, cioè un borbottio. Sono più uscito dalla porta, sono più uscito dalla porta, sono più uscito dalla porta. Ho sentito tipo... Beh, magari per in camera ha registrato, allora. Cioè, no, cacchio, cioè, ma adesso lo sento solamente io la roba qui? Cioè, adesso la comincio a sentire solamente io? E prima magari sei... No. Hai sentito un botto? Sì, ah, ho sentito. Okay. Sentito pum, forte, bravo, da sopra di nuovo. Ah, sì, sì, adesso io sì. Io sì, insieme a lui. Sì. Io sono... Insieme, infatti... Sì, sì, infatti stavo parlando e sono bloccato. Ho sentito boom. Sì. Ma in alto di sì, nuovo. Sì, sopra, al piano sopra. Per le scale io direi che, perché così vediamo tutta la casa, andiamo sopra, ti facciamo vedere per il secondo piano dove stanno loro, non c'è niente totalmente perché non ho mai sentito niente, però è questo piano qua e quello sopra piano. Sopra. E le scale sentivo correre io talmente... Ah, quello che mi dicevi prima. Che a un certo punto camminava per queste scale qua, camminava, sì? E sentivo che camminava, ho detto forse è Ussa che si è giù a mangiare. E invece no. Alle 3 di mattina a volte capita, invece erano passi a un certo punto, non nelle mie scale che ti faccio vedere adesso... Si è sentito proprio che correva, come forte. Se uno stava correndo, proprio senti che lui sta arrivando da me di brutto, capito? Quindi tu non puoi neanche attribuire questo al cane, giusto? Perché no, non era... un cane non ti corre. No, no, no. Un cane corre, sì, sì, certo. Ti attacca quattro gambe, quello erano due che correva. Comunque lei è sempre tranquillo. Sai cosa mi viene da pensare? Chissà prima di questa casa, quindi ti parlo magari anche di anni e anni fa, cosa c'è stato qua? O magari una battaglia, o magari era... Chi lo sa? Sai, delle volte magari ci sono delle case che sono costruite su un cimitero, un ex cimitero, mm-hmm. per dire. O su un campo di battaglia. Sai, una storia comunque magari ha fatto sì che qua fosse stato un campo di battaglia, se è morto qualcuno, Non lo so, un'idea, Bisogna informarsi. Non sarebbe neanche male capire questo. Ma se le sento io, questo vuol dire che mi sta seguendo da chissà dove, È quello che pensavo io prima. Io dico sinceramente, io questi giorni pensavo che qualcosa mi segue talmente da altri posti. Cioè, perché io sono andati, sanno tutti, ormai YouTube Italia lo sa, già tutti sanno che io... Sono entrato in carcere e nessuno è uscito dal carcere e io penso che, raga, cioè, queste cose qua le ho sentite dopo. Cioè, queste cose ho cominciato a sentirle dopo che ho avuto quella esperienza nel carcere. E come si... C'è qualcuno che corre giù. Oh, guarda, guarda, guarda quello lì, guarda anche lì. Oh! Oh, stai bene? Tu non hai idea che cosa mi è successo da dietro, fra...